Da un lato i tempi d'attesa, dall'altro il disagio giovanile. Sono stati questi due temi al centro della seconda edizione di Agora Salute, il momento di confronto organizzato dall'ASL Toscana Sud-Est, aperto alla cittadinanza, che si è svolto all'ospedale San Donato di Arezzo. I cittadini hanno bisogno di essere informati, e non una volta ogni tanto, ma in modo sistematico, per dirgli le cose che stiamo facendo. Insomma, tutto subito non è possibile, ma i risultati ci dicono che i tempi di attesa, per esempio, sono molto molto ridotti. Dappertutto, sempre e comunque no, ma soprattutto laddove non siamo riusciti a avere i risultati voluti è per disguidi del sistema. Parliamo di un sistema che eroga ogni anno 6 milioni di prestazioni, specialistiche. Si è parlato anche di disagio giovanile, un fenomeno in crescita anche nel territorio aretino, che ha reso così necessari interventi mirati ed investimenti sulle professionalità e i servizi. Questo progetto non è una reazione sociologica a un problema complesso, è un servizio diretto ad accogliere adolescenti in difficoltà. Sarà una valutazione multiprofessionale, una valutazione specialistica, a valutare se ci troviamo di fronte a disturbo o già a disagio. Queste persone devono essere aiutate, devono essere motivate a entrare nella relazione con degli adulti, con delle persone competenti che possano con loro fare le scelte più ragionevoli ed essere accompagnate a svilupparle, ad occuparle quelle scelte, a viverle quelle scelte, che siano anche delle scelte di cura, ma non ci può essere cura senza, nel caso dei giovani, abilitazione. È stata anche l'occasione per parlare della campagna di vaccinazione antinfluenzale che nel territorio aretino prenderà avvio il prossimo 6 novembre. Nella provincia di Arezzo sono quasi 85.000 i soggetti che l'azienda sanitaria reputa a rischio, ovvero gli over 65. Per tutti loro la vaccinazione è offerta gratuitamente. È fondamentale in questo momento perché si riduce la fila all'interno del pronto soccorso, si riducono le persone che vanno nel pronto soccorso anche vaccinandosi per l'influenza, anche diminuendo il tasso di malattia, e sono cose che si fanno anche molto semplicemente.